Facendo un rapido riassunto per capire questo simbolismo e questa attinenza a degli archetipi straordinari, vediamo le caratteristiche di Osiride, così chiudiamo in 360 gradi questa prima analisi. Osiride quindi incarnava il buon pastore, l'abbiamo visto già dall'inizio con Angeti, il custode della necropoli, con Sokar, ma impersonava anche il sole, la luna. Era un maestro di vita, perché abbiamo visto che era colui che dava anche la vita e giudicava. Era la via per l'eternità, perché lui rappresentava e insegnava un percorso da fare per arrivare, diciamo, a superare il momento della morte in modo positivo, in modo da sopravvivere, gloriosamente, trasfigurandosi. Era il fratello perfetto, che però fu ucciso. Era il fratello non solo di Set che lo ha ucciso, ma era fratello anche di Iside, di Nefti. Era nato dallo stesso padre o dalla stessa madre, almeno nella parte teologica. Era lo sposo perfetto, lo sposo amorevole, lo sposo importante che Iside adorava. Ed era un amore che era oltre l'amore fisico. Difatti non avevano figli fino a che Osiride non è morto. Poi la fecondazione è stata, il concepimento di Horus è stato un fatto, diciamo, spirituale, successivo. Quindi era un amore veramente spirituale, un amore straordinario. Osiride era anche la pina fecondante del Nilo, abbiamo visto, identificato con Api. Era il fratello che, questo è un archetipo che si ritrova in parecchie mitologie di altri popoli, ma anche si ritrova nella Bibbia con Caino e Abele. Il fratello invidiato e ucciso. Era anche il morto risuscitato, quindi co colui che è stato ucciso, ma e che è riuscito a risuscitare non solo, ma è risuscitato trasfigurandosi in qualcosa che non era più un essere umano, non ha solo continuato la sua vita, ma ha trasformato la sua vita. E non solo, ma in questa trasformazione ha acquisito un'importanza straordinaria, è diventato il signore del regno dei morti. Osiride è anche il padre del nuovo re, è una funzione particolare perché il nuovo re è in realtà è un processo ciclico, quindi continuamente nella morte del vecchio re e rinnovamento del nuovo si assiste come a un ringiovanimento, una specie di ciclo in cui la funzione regale si perpetua e colui dagli innumerevoli nomi. Questa è una caratteristica che hanno tutti, che hanno tutte le divinità importanti, lo vediamo anche nella teologia ebraica. Colui che riscatta l'umanità, la civiltà umana, nasce con diciamo, l'uscita dalla bestialità, dalla brutalità innescata dalla presenza di Osiride, ma lui è anche la fertilità della terra, il verde, abbiamo visto. Il ciclo delle stagioni connesso col sole e la luna. La rigenerazione, la capacità di vegetare, quindi di trasformare una cosa statica, apparentemente morta come un seme secco, trasformarlo in un essere vivente, in una pianta. Osiride però era anche mago, conosceva la magia e conosceva delle operazioni particolari che gli permettevano di avere ai comandi una specie di legione di messaggeri, o demoni che si vogliono chiamare, che erano capaci di intimorire perfino l'Enneade. Si chiamavano quelli dalle dita aguzze e dai coltelli taglienti. Erano veramente tosti. Osiride era connesso con le stelle, abbiamo visto Orione, colui che precede Sirio. Osiride era anche il signore del silenzio, una cosa che ritroveremo nella nostra ricerca, perché è proprio così l'Abaton, un luogo silenzioso assolutamente. Mi ricordo rapidamente un racconto che appare nell'Oasita Eloquente, dove c'è questo oasita che è stato fregato da un collega e si rivolge a un funzionario per sanare questo torto, ma il funzionario non lo ascolta e quindi lui si lamenta, si lamenta, si lamenta. A un certo punto il funzionario dice: ma scusa, cosa ti lamenti? Sei in presenza di una stele di Osiride, il signore del silenzio, non puoi fare questo fracasso e continuare a parlare. E lui per tutta risposta approfitta e dice: beh, allora mi rivolgerò anche a lui. Grande signore del silenzio, aiutami per sanare questa questione. Quindi le gira in questo modo. Osiride è anche re, è un re sopra le righe, non è un re umano. È anche giudice perché si appoggia a Maat, è favorito da Maat e diventa
colui che decide del destino di chi si presenta alla sua presenza dopo aver superato tutta una serie di prove. È anche signore dell'eternità, perché ormai una volta che è passato in quel ruolo diventa anche signore del tempo, ed è nemico di Set e del caos. Adesso che abbiamo fatto questa rapida carrellata, ci vorrebbero giorni per parlare di tutto, ma sono costretto, diciamo, a fare questo lavoro rapidamente, possiamo andare avanti. Ancora una cosa che ci serve per il nostro, per la nostra ricerca, pian piano mettiamo assieme i pezzi e parliamo proprio di pezzi. Il corpo di Osiride viene smembrato da Set. Questo smembramento ha 10.000 interpretazioni di tutti i tipi, diciamo la più banale, la più immediata è che Set non voleva che venisse ricomposto. Potrebbe essere un modo politico per dare un'identificazione e una potenza a tutti i singoli templi delle città cardine di nomoi dell'Egitto, delle province, potrebbe avere anche invece una connotazione più strettamente misterica e quindi più sofisticata, esoterica, in cui lo smembramento corrisponde un po' all'operazione alchemica di Solve, che viene poi seguita dal coagula del riassemblaggio dei pezzi. Per non però uscire dal seminato, parliamo di archeologia, parliamo di egittologia. Ad Endera ho trovato proprio un'immagine, qui l'ho tradotta dal francese perché era stata tradotta da Chassinat, erano descritti, e per fortuna sono rimasti, un elenco di contenitori, di misure che servivano per contenere delle sostanze con cui venivano fatti dei modellini dei vari parti del corpo di Osiride. E quindi sono riportate le misure, si trattava come dei misurini, dei contenitori con misure specifiche, riempiendo i quali si otteneva la quantità giusta delle sostanze che servivano a creare questi modellini, poi ne parleremo in dettaglio. Quello che mi ha colpito è che si parla appunto di tutte le varie parti, in alcune tradizioni sono più numerose o meno numerose, qui sono 14. La cosa interessante è che ho notato che la maggior parte delle parti, dei membri di Osiride, basta un kai, diciamo, di contenitore, una misura per crearli. Quindi vediamo la testa un kai, i piedi piccoli un sesto di kai, il braccio un kai. Quello che mi ha, diciamo, sorpreso è il cuore, invece, è più grande, quindi usa due misure di kai. No, non voglio farvi ridere, però diciamo, se arriviamo alla quart'ultima, quint'ultima riga, vedete che il fallo addirittura ne ha quattro di kai, perché quindi deve essere una cosa piuttosto tosta come realizzazione. Parleremo di queste figurine più avanti, perché fanno parte proprio della gestione dei misteri. Un'altra specificità del luogo di sepoltura, dove venivano sepolti queste parti del corpo di Osiride, i templi erano, diciamo, queste cappelle erano speciali, erano cappelle comunque ipogee, ma avevano tre caratteristiche fondamentali. Una, attorno alla parte che conteneva il sarcofago, dove c'era la parte da seppellire, erano circondati da un canale d'acqua. Questo è l'Osireion, l'ho ritoccato un po' di colori, ma è una foto che ho preso dal web. Quindi l'acqua era necessaria. Un'altra particolarità, di solito c'era un tumulo, o veramente fatto di terra o simulato, ma c'era un tumulo, quindi una forma ad ogiva sopra piena che copriva, come il tumulo primordiale della nascita del cosmo, copriva la tomba di Osiride. Ultima caratteristica importante, in tutte le tombe, quelle disegnate o quelle che sono state trovate nei resti, sopra il tumulo o nei dintorni c'erano numerosi alberi, un boschetto di alberi misti, ma soprattutto un albero in particolare, l'acacia, che era strettamente collegata alla scomparsa, quindi alla morte di Osiride, si ritrova citata in tutte le fonti.